I fratelli Manetti riportano sullo schermo Diabolik, ma questa volta a rubargli la scena c'è il suo ispettore rivale. In Diabolik Ginko all'attacco nei cinema dal 17 novembre sembra arrivare vicino alla cattura del celebre ladro, questa volta interpretato da Giacomo Gianniotti, forse con la complicità di Eva Kant Miriam Leone. Ma se Ginko nel suo lavoro è lucido e deciso, c'è una donna che fa vacillare le sue sicurezze, Altea, duchessa di Wallenberg, interpretata da Monica Bellucci, che racconta. Quando ho visto il primo Diabolik, per me è stato un tuffo nel passato, perché giustamente i fratelli Manetti hanno veramente rispettato il ritmo del fumetto, pur facendo un film che rappresenta il sogno, l'avventura. Sono personaggi che rischiano tanto, perché hanno il coraggio di seguire il proprio cuore. E quindi il fatto che hanno delle emozioni così forti ce li rendono dei personaggi a cui tutti si possono in qualche modo identificare. E poi questo amore impossibile con Valerio, dici proprio nella vita. Con Ginko. Con Valerio questo amore impossibile, giustamente. Okay. Ma Standrea dice. Secondo me qua si vede pure molto, molto italianità nel concepimento di un personaggio così, eh. E molto che sia stato creato da due donne in quegli anni, non rinunciando poi a mettergli vicino, no, mettergli vicino, mettergli di fronte due donne potenti. La fedeltà al fumetto nelle atmosfere, nei personaggi e anche nell'azione rende il Diabolik dei Manetti un eroe anche romantico e forse un po' ingenuo. Marco Manetti dice. L'arte dovrebbe rifarti conciliare con la fantasia, con quindi l'ispettore che cerca di catturare il terribile criminale che però ama follemente Eva, no? È una roba che si è persa in qualche modo, no? Oggi questi film spesso sono anche film eroici ma troppo raffinati, complessi, con psicologie difficili da capire, difficili da toccare con mano. Invece quell'ingenuità è vero che è d'epoca, ma forse non dovrebbe essere d'epoca, no? Dovrebbe essere ciò per cui si va al cinema, non so come dire, no?